lo spazio ha questa meravigliosa caratteristica di essere assolutamente in grado di mescolare sia i desideri, i sogni, le aspettative della ricerca, dello studio, dell'esplorazione, che applicazioni pratiche, concrete, quotidiane che ci portiamo in tasca tutti i giorni, dalla navigazione satellitare ai telefonini, alla televisione satellitare che conosciamo perché la usiamo tutti i giorni. E quello che si può dire relativamente al rapporto investimento-ritorni, che gli studi che vengono fatti in questo settore mostrano che il ritorno per ogni euro investito va da circa 2 a circa 6 a seconda dei settori. Vale a dire, lo spazio è un settore che porta avanti tanta di quelle innovazioni e tecnologie utili per la quotidiana vita nel mondo, che complessivamente in tutti i settori il ritorno dell'investimento è ben maggiore di uno. È un ritorno in termini di posti di lavoro, perché nel settore spaziale ci sono delle industrie con migliaia di persone, tipicamente colletti bianchi, cioè persone di un'educazione, una formazione molto, molto alta dal punto di vista universitario, ma anche le ricadute sulle applicazioni, i servizi. Oggi si parla molto di space economy, vale a dire della capacità dello spazio di fornire dei dati in quantità e in qualità tale della Terra osservata dallo spazio da poter estrarre da questi dati delle applicazioni di grande valore. Pensiamo all'agricoltura di precisione, pensiamo all'intervento nel caso di catastrofi o di eventi naturali estremi molto tempestivo, pensiamo a una serie di servizi che hanno già fatto partire delle start-up che hanno avuto un grande ritorno economico e che in molti paesi vedono giovani imprenditori in grado di creare ricchezza a un ritmo non confrontabile a molti altri settori commerciali. Siamo nel complessivo valore economico dello sforzo spaziale, la presenza umana nello spazio è una piccola parte, possiamo dire qualche percento rispetto al grosso degli investimenti che invece sono tesi a fornire servizi sempre più raffinati, sempre più adatti a un mondo moderno che sulla conoscenza delle condizioni ambientali, che possono essere quelle del traffico ma anche quelle dell'ambiente meteorologico o anche dell'ambiente climatico, fa di un elemento necessario per l'ottimizzazione dei servizi e dei processi. Oggi moltissimi processi commerciali si giocano sul percento del ritorno economico. Lo spazio può fornire informazioni che possono anticipare la conoscenza di questi piccoli percentuali che cambiano il fare o non fare azioni economiche importanti. Un esempio fra tanti, il percorso delle grandi navi nell'oceano costa un sacco di energia, chiaramente, e a seconda della conoscenza delle correnti e delle condizioni atmosferiche, il percorso che le navi fanno può essere corretto recuperando percento di investimento sul valore economico del trasporto. Solo questo fa cambiare il costo dei beni. È un piccolo esempio per mostrare come l'ottimizzazione del sistema moderno delle relazioni industriali deve moltissimo allo spazio e la riduzione dei costi e il beneficio complessivo per la società ne deriva direttamente.